Ciao a tutti, sono Emma e oggi ti darò qualche consiglio utile per preparare la tua casa ad accogliere il tuo nuovo amichetto a quattro zampe. La prima cosa a cui pensare è ovviamente dove far riposare il tuo cucciolo. Infatti ti servirà una cuccia. Ma dove la metti? Soprattutto, vuoi che il tuo cane dorma con te? Oppure vuoi dedicargli uno spazio tutto suo? Visto che il cane impara molto velocemente, basta abituarlo ed insegnargli le regole. Prepara quindi un angolo con qualche gioco, i tappetini assorbenti o tanti fogli di giornale per le prime pipì. Un paio di ciotole, una per l'acqua e una per il cibo. La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni del cagnolino quando diventerà adulto e non esagerare con i giochi. All'inizio, infatti, ne bastano soltanto due che puoi nascondere e alternare in modo tale che a lui sembrerà sempre di averne un nuovo. Infatti il cane non ha una memoria lunga. Se tu starei fuori 10 minuti o 3 ore, per lui sarà lo stesso periodo di tempo e allo stesso modo, se hai 3 o 4 giochi, puoi alternarli. Argomento cibo, prossima puntata. Decidi invece anche se vuoi che il tuo cagnolino sia da tutte le parti della casa o soltanto in una parte. Infatti, se non vuoi che un particolare luogo venga sporcato, devi delimitarlo con dei cancelletti, ad esempio. Decidi subito queste cose, altrimenti sarà anarchia completa. Il mio Zorro non può venire nelle camere, ad esempio, ma tutto il piano di sotto è a sua disposizione. Come puoi affrontare al meglio il primo viaggio del tuo cucciolo verso la nuova casa? Sai che quando vai a prendere il cucciolo al canile o all'allevamento, devi assicurarti di avere un trasportino di plastica, di metallo o di stoffa? Puoi anche tenerlo in un cestino in braccio a te per un breve percorso, questo decidilo tu, ma vai preparato perché il cucciolo non sarà pulitissimo e potrebbe sporcare i sedili della macchina o te. Vestiti comodi, mi raccomando! Porta anche qualche salvietta o uno straccetto per le zampe in caso di brutto tempo. Non serve il guinzaglio per il primo viaggio, lo prenderai in braccio se è un cucciolo oppure un cagnolino di piccola taglia. Invece, se vai al canile per un cane già adulto, informati con i proprietari su cosa comprare per non stressarlo. Per quanto riguarda la sicurezza in macchina, esistono dei collari con dei ganci con cui puoi legare il piccolo alla cintura di sicurezza della tua auto. Io lo uso, per esempio, per i viaggi di breve durata, mentre un bel kennel o trasportino in plastica sono l'ideale per i viaggi lunghi. Ma se sarà un piccolissimo batuffolo di pelo, puoi tranquillamente tenerlo nel trasportino in braccio a te per assicurarlo. In mercato esistono tantissimi tipi di trasportini e di cinture di sicurezza per cani per pochissimi euro. Ti lascio i link in descrizione. Ricorda che devi ritagliarti un po' di tempo libero perché un paio d'ore al giorno le dovrai dedicare al tuo cucciolotto. Se hai dei bambini in casa sarà meraviglioso anche per loro perché potranno dedicargli del tempo divertendosi. Ad esempio potrai portarli con te in passeggiata e alternarvi per portare il guinzaglio. Un po' di pazienza all'inizio non guasterà, perché il cucciolo infatti mangia 3 volte al giorno e sporca di solito entro la mezz'ora successiva. Se vivi in appartamento, almeno per il primo mese, dovrai portarlo a fare i bisogni spessissimo, sei già vaccinato. Se invece hai a disposizione un giardino, puoi dedicargli un angolino con una cuccia, una zona sicura, dove trascorrere del tempo sia con te che senza, per giocare, accarezzarlo e coccolarlo. Ti riempirà le giornate e la vita con il suo incondizionato amore. Ma come fare quando devi andare a lavorare o devi lasciarlo solo per un momento? Per prima cosa devi essere sicuro di avere un posto in cui sia lontano da pericoli. Chiuso con un recinto, stai attento ad eventuali aperture del tuo cancello. Magari dovrai mettere delle reti apposite perché non scappi. Oppure puoi considerare anche un'altra soluzione soltanto per il breve periodo in cui starei via di casa, ad esempio una piccola recinzione. Non minuscola dove il cucciolo si sente in prigione. In mercato ci sono tantissimi esempi. L'importante è che tu sia serena mentre sei via di casa, lavoro o altro, e che lui non sia in pericolo. Se invece vivi in una casa senza giardino, devi predisporre lo spazio in cui senza di te lui sia tranquillo e al sicuro, con ciò di cui ha bisogno ovviamente, e che non possa danneggiare oggetti o mobili o ingerire qualcosa di dannoso. La stessa cosa vale tra l'altro per il periodo notturno, se non vuoi che dorma con te. Ma se nonostante tutte queste precauzioni non sei serena, c'è una soluzione più tecnologica che io uso sia per l'interno che per l'esterno. Sto parlando di una telecamera fruibile per pochissime decine di euro collegata al mio cellulare, con tanto di notifiche per controllare Zorro quando sono via di casa. In particolare le telecamere Hedvig scattano una foto e iniziano a registrare non appena viene rilevato un movimento. Subito una notifica verrà inviata al tuo smartphone, così da sapere per prima
prima cosa sta succedendo dentro o fuori casa tua. Dopo averla installata o semplicemente appoggiata, come puoi vedere, è collegata alla corrente elettrica, altrimenti puoi usare delle batterie a litio che durano circa 3 mesi, si scarica l'applicazione, si accede con il proprio account, i dati vengono salvati su cloud e si possono visualizzare fino a 4 telecamere contemporaneamente. Un ultimo consiglio: posiziona le telecamere in alto, inquadrando per bene la zona del cancello da dove hai paura che il tuo cagnolino possa uscire, o, come è successo a me a Capodanno, da dove qualcuno voleva avvelenarlo, oppure la zona interna che vuoi controllare perché lui sia al sicuro. Le immagini vengono conservate per 24 ore, perché, come ti ho detto prima, non c'è una memoria interna, ma tutti i dati vengono salvati su internet. Ti lascio in descrizione il link diretto per approfondire le istruzioni e, nel caso sia la soluzione giusta per te, per acquistarla. Come ti dicevo prima, come fare per la pulizia delle zampe? Prepara delle salviettine per le innumerevoli volte in cui lo porterai in passeggiata o a fare i bisogni, se non vuoi che sporchi, oppure puoi usare uno straccetto. Quando piove io le lavo direttamente per ripulirle dal fango, altrimenti addio tappeti in casa. Puoi già procurarti lo shampoo per cuccioli se conosci la tipologia di pelo, ma all'inizio, prima che abbia completato il ciclo vaccinale, devi stare attenta a non bagnarlo perché non si ammali, e quindi preferibile entro i 5 mesi lavarlo con uno shampoo a secco, anche perché è tenerissimo ma fa anche parecchio odore. Altra domanda non trascurabile: che tipo di cane vorresti? Meglio in canile o in allevamento? Di razza oppure no? E che taglia? Tutte queste domande hanno una sola risposta: dipende da te, dalle tue disponibilità, dal tuo spazio, dalla tua personalità. La moda degli ultimi tempi riguarda i cani nani o cosiddetti toys, animali da casa o appartamento o da compagnia, meno impegnativi. Se invece hai a disposizione un grande giardino e non hai paura dei danni che possa fare, puoi scegliere un cane di media o grande taglia. Entrambi saranno i tuoi migliori amici, ti ameranno incondizionatamente, niente paura. Seguimi per i consigli sull'educazione del tuo cagnolino. Infatti, sapevi che l'educazione del cucciolo è fondamentale già dai primissimi mesi di vita? E dai primi giorni in cui li porti a casa? E dai primi giorni in cui lo porti a casa? Pochi no, ma buoni! Ci vediamo nei prossimi episodi per educazione, passeggiate, cibo, guinzaglio, pettorina, collare. Meglio non acquistarli ancora se non conosci i vantaggi e gli svantaggi di entrambi. Lascia nei commenti le tue esperienze con il tuo cane. Link in bio per te.